Buongiorno, disciplinato come sempre. Tra circa 10 minuti rientrerò a casa. Stamattina ho fatto il filmato più tardi perché stavo seguendo un corso ascoltandolo dalle cuffiette mentre camminavo e quindi mi sono trattenuto un po' di più prima di fare il filmato. Come al solito saluto tutte le persone che gentilmente mi salutano e mi incitano a continuare. Scusate il giro, ma c'ho sempre il mio compagno di merende che mi gira intorno ogni tanto. Parlavo di disciplina. Devi sapere che la disciplina è una cosa fondamentale per la nostra autostima, perché quando decidi o dici di fare una cosa e poi la fai e la mantieni, ma non perché gli altri ti devono vedere, ma perché è un impegno che hai preso con te stesso. Questo ti porta automaticamente ad innalzare la tua autostima. E più di te stesso, io penso che nessuno ti possa stimare. In questi giorni, Facebook mi ha fatto rivedere un filmato di 4 anni fa, dove erano i primi giorni che avevo smesso di fumare e dissi che ero convinto che ce l'avrei fatta. Infatti ho ripostato quel filmato scrivendo: è vero, ce l'ho fatta. Quindi a volte riusciamo a fare delle cose che sembrano difficili, se non impossibili, ma la difficoltà e l'impossibilità sta solo nella nostra testa. Se nella nostra testa smontiamo le difficoltà, le sminuziamo, le rendiamo minime, sarà più facile superarle. Quindi da togliere il vizio del fumo dopo 38 anni e dopo 2 pacchetti al giorno di rosse, al camminare la mattina quando non è ancora l'alba e fa freddo. Ma non ho niente di speciale, semplicemente che mi sono imposto di essere disciplinato e di stimarmi. E quindi se dico che una cosa la voglio fare, si fa e basta, senza se e senza ma. Non esiste fa freddo, non esiste piove, non esiste oggi no perché c'ho il dito mignolo che mi fa male. Decisione presa, andare avanti sempre, comunque a prescindere. Con questo ti lascio, ti auguro una buona giornata. Come sempre, se vuoi, vai a dare uno sguardo al mio canale YouTube Pietro Riccio o anche al mio sito www.regestaus.it, dove magari potrai ammirare le mie belle case che stanno lavorando alla grande nonostante questo strano periodo che abbia bloccato purtroppo tante persone, tante attività che stanno soffrendo. Noi stiamo riuscendo un po' usando nuove strategie, un po' mettendoci impegno e disciplina, stiamo riuscendo ad andare avanti e a crescere e questo ci fa piacere. Quindi adesso che stacchi da questo filmato, fatti un giro su YouTube per vedere i miei filmati, magari metti qualche commento, fai qualche domanda e dai uno sguardo alle mie case. Se prenoti direttamente con me, se ne hai bisogno per un periodo breve, per un parente che arriva, per un amico che deve soggiornare nella mia zona per un breve periodo, ti farò uno sconto personalizzato. Ciao, nel caso quando prenoti, di prenoto perché ho visto il tuo filmato. Ciao!